Presidente, sottosegretario Freni, onorevoli colleghi, noi di Fratelli d'Italia con la proposta di legge su cui oggi andremo a votare avevamo e abbiamo intenzione di risolvere uno dei molti paradossi italiani per il quale lo Stato è un esattore velocissimo quando si tratta di incassare, ma al momento di dover saldare i debiti è un pagatore lento, lentissimo, tra i peggiori in Europa. Questo dato di fatto diventa ancor più allarmante se consideriamo altre due circostanze. La prima è che, attenendosi ai numeri presentati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, la pubblica amministrazione con 152,7 miliardi complessivi di fatture ricevute nel 2020 rappresenta il primo cliente di una quota rilevante delle imprese italiane. La seconda è che i mancati pagamenti ammontano al 3,1% del PIL, record negativo su tutti i 27 paesi dell'Unione Europea. La situazione che si è generata è un'evidente patologia del nostro sistema. Un ammontare così elevato di crediti nei confronti della pubblica amministrazione rappresenta un ulteriore elemento di fragilità nella struttura finanziaria delle imprese, soprattutto delle piccole e medie, che sono più esposte alla variazione dei flussi di cassa e che i maggiori costi hanno rispetto al recupero dei crediti, che ancor di più dovremmo sottolineare in questa fase attuale di grande crisi economica dovuta alla pandemia, e quindi hanno bisogno di quella liquidità per affrontare gli investimenti, per poter pianificare un rilancio della propria attività o anche per risanare la gestione ordinaria come i pagamenti degli arretrati dei propri dipendenti, delle rate degli affitti commerciali. Le imprese non possono continuare a fungere da banca per lo Stato. Se forniscono un bene o un servizio devono essere pagate in tempi certi e rapidi. Questi ritardi rappresentano un danno a tutto il sistema produttivo perché compromettono la competitività delle piccole e medie imprese e generano un effetto a catena che ha fino ad oggi determinato in molti casi il fallimento di intere filiere di fornitori non per debiti ma per eccesso di crediti. La questione interessa altresì l'intero sistema nazionale, l'intero sistema paese, perché lo stock di debito commerciale che lo Stato ha accumulato ormai è arrivato alla soglia dei 53 miliardi. Siamo continuamente soggetti ai richiami delle istituzioni europee, non ultima la Corte europea con la sentenza del 28 gennaio 2020 ha messo in mora la nostra nazione. Danneggia la competitività non solo sul mercato interno, imponendo, come abbiamo visto, oneri finanziari e burocratici alle imprese italiane, ma anche sul mercato estero, poiché il mancato rispetto dei tempi di pagamento ostacola gli investimenti delle imprese estere. Per arginare questa situazione di evidente squilibrio è stato via via introdotto con interventi di emergenza che sono stati stratificati nel tempo un vero e proprio corpus normativo con l'obiettivo di facilitare l'estinzione del credito attraverso il meccanismo di certificazione e conseguente competitività e compensabilità con i debiti di natura tributaria. Obiettivo fino ad oggi non perfettamente raggiunto, è stato sottolineato anche da qualche collega che mi ha preceduto nell'intervento, innanzitutto perché la compensazione non funziona in modo automatico ma è soggetta ad una proroga di anno in anno da parte del governo sulla base della disponibilità finanziaria. In secondo luogo perché il ricorso al meccanismo della compensazione è possibile solo se già è stata emessa una cartella esattoriale, per cui a quanto già dovuto al fisco si devono sommare le sanzioni e soprattutto gli interessi. Tutto questo, ricordiamolo, nei confronti di imprenditori, ma anche dei liberi professionisti che sono creditori rispetto a quello stesso Stato che gli chiede di pagare. La nostra proposta di legge mira a risolvere proprio questa iniquità, in primo luogo rendendo strutturale e stabile il meccanismo della compensazione,
I nostri imprenditori possono e devono accettare il rischio di impresa, ma si trovano in enorme difficoltà a dover gestire l'incertezza del ritardo che spesso ovviamente genera una corsa alla rateizzazione del debito, il ricorso alla cessione del credito, la ricerca di liquidità necessaria a pagare i debiti al fisco per strade alternative poco lineari e non sempre legali, o addirittura arrivando alla chiusura delle attività stesse. In secondo luogo abbiamo proposto la possibilità di compensare i crediti in una fase antecedente l'emissione della stessa cartella esattoriale, rendendo così la compensazione attuabile anche per le imposte che risultano dalla stessa dichiarazione dei redditi. La compensazione diretta e universale è a nostro avviso uno strumento giusto, anzi il più giusto e il più adatto per restituire risorse e fiato agli imprenditori e per instaurare finalmente un rapporto di fiducia tra Stato, Regione, ente locale e imprese. Registriamo come gruppo di Fratelli d'Italia un'ampia collaborazione, e di questo siamo felici, e di convergenza di intenti che si è ovviamente creato attorno a questa proposta da parte dei colleghi delle commissioni e dai gruppi che oggi la sosterranno attraverso il voto in quest'Aula. Affinché questo provvedimento giungesse in tempi molto brevi, ma soprattutto che vedesse la luce rispetto alle intenzioni che abbiamo fin qui esposto. Un grazie per quanto mi riguarda, io lo devo a Giorgia Meloni, lo devo al capogruppo Lollobrigida, al gruppo di Fratelli Italia, ma ai due colleghi che in Commissione Finanze hanno seguito passo passo questo provvedimento. Mi riferisco a Lucia Albano, a Marco Snato, che devo dire hanno saputo mettere il loro impegno e nel caso ovviamente della collega Albano anche quella sua professionalità e conoscenza di questa materia nel particolare. Riteniamo che questo provvedimento oggi in discussione rispetti lo spirito e le intenzioni della nostra proposta relativa ad una sistematizzazione della disciplina della compensazione, all'ampliamento dell'applicazione dell'istituto sia rispetto ai limiti temporali fin qui avuti sia rispetto alla natura dei crediti compensabili, ricomprendendo anche ovviamente tutti quei crediti di prestazioni professionali. Riteniamo che questa sia veramente la strada giusta per rilanciare le nostre imprese, per dare loro fiducia, per consentire condizioni più eque sul mercato e soprattutto per evitare che le imprese in grandi difficoltà possano essere sempre più appetibili alla criminalità organizzata, che è quella che in qualche modo dispone di soldi liquidi e cash. Io credo che oggi si scriva in quest'Aula una bella pagina di storia che mi auguro chissà possa anche su future proposte riproporsi attraverso ovviamente questa adesione corale, ma nello stesso tempo per un Paese che dalla politica e da questo Parlamento si aspetta risposte alle battaglie quotidiane, a chi rappresenta il pilastro di questo nostro Paese anche e soprattutto in questo momento di grande crisi. Chiudo dicendo che è proprio vero che nella vita e nella storia vi sono casi in cui non è lecito avere paura. Io credo che oggi il Parlamento, esprimendo come noi e come gruppo di Fratelli d'Italia un voto a favore a questo disegno, rappresenterà non soltanto l'idea di non aver avuto paura, ma di aver saputo osare e ogni tanto osare e da coraggiosi. Grazie Presidente. La ringrazio Onorevole Ferro. Onorevole Baldelli.